persone che ci fanno del male ci stupiscono improvvisamente senza spiegarci perché ci trattano in un modo secondo me sbagliato e avevo bisogno di scrivere queste mie emozioni dentro questa canzone. L'Italia, Laura Pausini, è al primo posto in classifica del disco di platino e in tutti i paesi del mondo in cui è uscito Fatti Sentire ai vertici delle classifiche e ancora per la prima volta è entrata nella top 10 dei dischi più venduti in tutto il mondo. Questo nuovo disco è arrivato in un momento così inaspettato e i risultati sono come un regalo per il mio 25esimo anniversario di carriera. Ed anche per l'intrattenimento è tutto, ora qui continua, state con noi. Per gli eventi della comunità questa sera, cari amici, iniziamo un viaggio che vi parlerà del passato, del presente e del futuro. La prima parte di qualcosa che è iniziato nell'anno 1968, i Toronto Azzurri. E per gli amici che amano il calcio, amano l'hockey, andiamo insieme a vedere la prima parte che ci parla proprio di come è iniziato il tutto. Buona visione! L'organizzazione del Toronto Azzurri è iniziata nel 1968 quando un grande amico del calcio, un grande amico della comunità italiana, Aldo Principe, che non è più con noi fortunatamente, abbiamo iniziato questo club che si chiamava Westwood Young Generation Soccer and Hockey. La ragione per questo qui perché le squadre che erano attualmente alla zona di St. Clair and Dufferin, Earl's Court Park, in quella zona lì, non volevano che i nostri ragazzi giocavano nelle loro squadre. Questi erano i ragazzi italiani. Io mi ricordo andando a una delle riunioni, che poi io